Niente, ieri abbiamo visto un po' come la forma delle piante, ma guardandole dall'esterno, no? Se fate un po' di silenzio mi aiutate nell'esposizione, altrimenti. Quindi abbiamo visto un po' la forma delle piante guardandole un po' dall'esterno, no? Un po' dall'alto. Adesso cerchiamo di addentrarci proprio nella struttura della pianta, quindi radice, fusto, foglia, fiore, anche se presenteremo solo quei caratteri che sono più discriminanti rispetto ad altri, no? E quindi la forma, le diverse specie di piante, come, da cosa differiscono? Differiscono proprio per queste caratteristiche, le caratteristiche intrinseche della pianta, quindi caratteristiche della radice. Abbiamo visto radici superficiali, radici a fittone più profonde, no? Che quindi è la caratteristica di un certo adattamento di queste specie per ricavarsi una fetta di territorio. Oltre alle radici abbiamo i fusti che possono essere retti, striscianti, possono avere dei tricomi. I tricomi sono dei peli, no? Che servono, appunto, l'abbiamo visto anche ieri, per ripararsi sia dal caldo che dal freddo. È come avere una muta addosso per la pianta, no? Che quindi creano questa pellicola d'aria come protezione agli agenti atmosferici. Esatto, come una pelliccia. Fiori e frutti anche differiscono tra di loro, no? A seconda di quello che deve essere poi la dispersione dei semi oppure dei frutti, oppure l'impollinazione. Vediamo, prima abbiamo visto un po' i fiori, qualcuno ha fatto una domanda, no? Dice perché tutti questi colori? Perché comunque devono essere attraenti queste piante, perché l'impollinazione è dovuta agli insetti. Ecco, qui ci rendiamo conto poi dell'importanza non solo della pianta stessa, perché la pianta stessa poi senza l'impollinazione non produce frutti, quindi non ci dà un servizio, no? Anche se i servizi già li svolge di per sé, l'ossigeno che noi respiriamo è dovuto a quello. E quindi l'importanza di questi insetti che devono impollinarle. Quindi queste piante, per essere attraenti, devono essere colorate. Abbiamo visto varie sfumature di giallo, di rosso, comunque colori sgargianti, no? Perché devono essere proprio attraenti per questi insetti e per farsi impollinare. E poi la dispersione dei semi. Quindi i semi li possiamo ritrovare in una drupa, no? Quindi avvolti da un tessuto carnoso, perché deve essere succulento per magari la specie animale che va a mangiarla, va a mangiare quel frutto e poi lo va a defecare altrove, quindi già ha favorito la dispersione di quella pianta, che parte da un punto e poi la ritroviamo magari a 100 metri, a 1 chilometro, a 200 chilometri. E così le piante cercano di prendere sempre più piede all'interno del territorio. E quindi andiamo a vedere un pochettino, partiamo proprio dal frutto. Guardate quante tipologie di frutti secchi riusciamo ad avere, ma sono altrettanti, sono tantissime le forme che si sviluppano in natura. Abbiamo visto il papavero, no? Vedete la capsula che al più interno poi sono stati fecondati gli ovari e troviamo poi i semi all'interno. Questa capsula è l'apparato che protegge, la struttura che protegge il seme. Il seme che è incluso all'interno di un tegumento, l'abbiamo visto ieri, no? Che ci sono piante con semi e piante senza semi. Perché le piante col seme che cosa fanno col tegumento? Riescono a idratare quello che c'è all'interno, l'embrione che è da proteggere, perché poi tutto questo implica una certa germinabilità, si dice, no? Quindi con l'aiuto del tegumento le piante possono svincolarsi dall'ambiente acquatico e andare sull'ambiente terrestre. E qui vediamo il caso della capsula del papavero. Proprio su questi caratteri si fonda poi la classificazione delle piante. Abbiamo visto che noi non è che guardiamo una pianta da lontano e diciamo quella è un papavero. Lo possiamo anche dire, però la probabilità di che ci sbagliamo è alta, perché un papavero c'è cioè il papavero, papaver setigerum, c'è cioè il papaver reas, che è quello che vediamo qui fuori, c'è cioè il papaver dubius. Quindi ci sono moltissime specie della stessa famiglia. Poi vedremo come funzionano le categorie tassonomiche, no? E quindi dobbiamo accertarci, dobbiamo prendere questa pianta, dobbiamo estirparla quando serve, purtroppo. A carattere scientifico bisogna estirparla, mai le piante protette e rare, ad esempio le orchidee, non vi permettete di estirparle quelle, guardatele sì,
da vicino, però non estirpatele. Ma piante comunque comuni, come il papavero, possiamo estirparla per accertarci che sia quella la specie che cerchiamo. Non è una difficoltà di riproduzione, è una rarità proprio della specie, cioè sono rare e quindi è per quello che vengono, sono protette, c'è una legislazione. Sempre, sempre il seme, sì, che viene fecondato dagli insetti, no? Ecco perché poi quella forma, quel fiore strano, no? Che vediamo, che sembra una bocca, no? L'insetto deve entrarci all'interno e deve impollinare. Ecco cosa serve. Quei colori sgargianti anche, no? Che attraggono gli insetti sul labello, che è un petalo che si è trasformato in pratica con l'evoluzione. Con le spore. Sì. Piante senza semi, abbiamo fatto ieri l'esempio, no? Le pteridofite, le felci. Le felci non hanno semi, non hanno un tegumento, no? Hanno le spore, i funghi. E andiamo anche alla capsula, questa capsula strana che è tipica di altre specie. Per esempio, questa è una specie tossica, no? Questa la ritroviamo in ambienti ruderali, quindi cercate di evitare questa specie. E quello che ci fa capire che siamo nell'ambito di questa e non di un'altra specie è proprio la capsula, quindi il frutto che sviluppa. No, non è lo stramonio, però è simile, è della stessa famiglia, poi la vedremo più avanti. Andiamo adesso sulla foglia. Avete visto un po'? Ah, sì, è vero, Shamus albus. È tossica, la ritrovate anche sui muretti di case abbandonate, quindi state molto attenti a questa pianta. La foglia anche ha le sue caratteristiche. Vedete che le foglie sono diverse completamente da specie a specie, ma anche all'interno della stessa pianta le foglie sono diverse. E quella si chiama eterofillia, no? Quindi foglie della stessa specie che sono completamente diverse. Lo vedete anche dalla rosetta, dalla fase di rosetta alla fase scabrosa della pianta, le foglie cauline per esempio, poi vedremo una differenziazione di foglie della pianta, c'è una certa differenza tra di loro. La foglia ha una funzione importantissima perché la foglia è fatta all'interno c'è il parenchima appalizzata, no? Lì ci sono i cloroplasti, lì si svolge la fotosintesi. Con quei vasi che ritroviamo, il floema soprattutto, cosa succede? Che i prodotti della fotosintesi percorrono tutto il resto della pianta e la alimentano. E com'è fatta? La vediamo all'interno, abbiamo visto questo parenchima appalizzata con xilema e floema, che sono i vasi, no? I vasi delle piante, e hanno due pagine, la pagina inferiore e la pagina superiore. Nella pagina inferiore di solito ci sono gli stomi, la bocca delle piante in pratica, perché con gli stomi riescono a respirare. Quindi anidride carbonica e ossigeno. Anidride carbonica e ossigeno, quindi si aprono e si chiudono a seconda delle necessità della pianta. Mentre nella parte superficiale, molte volte hanno questa cuticola, soprattutto quelle piante che si dicono termofile, no? Perché devono supportare temperature molto alte, quindi per proteggersi hanno questa sorta di cera che si sviluppa sulla pagina superiore. E i tipi di foglie, abbiamo visto che sono veramente varie, c'è cioè una varietà di foglie è incredibile, quindi può essere palmata, lobata, vedete questa forma, quindi palmata perché vedete com'è il palmo di una mano, no? Ha queste digitazioni, lobata perché sono dei lobi, oppure pennatifida, oppure palmato partita, quindi con incisioni sempre più incavate, oppure palmato settata, quando arrivano proprio alla nervatura centrale, no? Questi segmenti. E vedete che qui ci sono altre forme, le forme del lembo, perché il lembo è quello. Tutta la struttura della foglia, no? Quindi se il lembo è a cinaciforme, aghiforme, se è asimmetrico, a stato, tutte queste forme contribuiscono a caratterizzare, sono i caratteri che si scelgono per diagnosticare generi e specie.
la foglia rispetto al margine. E anche qui dobbiamo stare attenti a capire perché ci può essere specie edule e specie tossica che magari presentano le stesse caratteristiche, ma cambiano forse per il margine, che magari è più dentato, è più lobato, più palmato. Vedete, le diverse forme che esistono in natura. Qui abbiamo la foglia rispetto alla sommità del lembo, quindi può essere apiculato, vedete quella sorta di appendice, mucronato, smarginato oppure ottuso, che quindi forma un angolo maggiore di 90 gradi sulla sua sommità, oppure retuso o acuminato. Acuminato forma un angolo acuto. Oppure la foglia rispetto alla base. Abbiamo visto l'apice, adesso la base, no? Quindi le forme, vedete, sono veramente tantissime da vedere. Quello che ci interessa soprattutto è capire di che tipo di foglie stiamo parlando, quindi capire se è una foglia che viene dalla base, una foglia che viene dal fusto, e quindi poi in base a questo la nomenclatura scientifica dice che sono foglie basali, quelle della rosetta, foglie caulinari sono quelle che stanno sullo scapo, sul caule, caulinari, no? Sì. Che stanno sul caule, il fusto in pratica. Oppure le bratte, quelle che stanno sotto il capolino, che stanno proprio a protezione, foglie trasformate che stanno a protezione del capolino. Tutte queste foglie nella stessa pianta sono completamente diverse una dall'altra, perché ognuno svolge una funzione, per la pianta stessa, diversa. E molte volte, per esempio, le foglie basali, quando la pianta ormai è in fiore, è cresciuta, si riassorbono perché tutto il materiale che serve per strutturare la pianta nella sua crescita lo va a prendere dove? In quelle foglie basali. E quindi si riassorbono. Molte volte non le vediamo. Passiamo al fiore. Il fiore è anche un organo importantissimo, cioè tutti gli organi comunque sono funzionali alla vita della pianta, quindi non è detto che sia più importante uno o più importante l'altro, è tutto importante all'interno della stessa pianta. Anche noi se ci manca un braccio, comunque il braccio è funzionale, no? Oppure una gamba, oppure un occhio, è la stessa cosa per la pianta, no? La foglia, il fiore, il fusto, la radice, ogni parte è funzionale per la sua vita. Questo è il fiore classico, no? Che noi immaginiamo, però abbiamo visto che poi la diversità, la natura ci offre veramente un caleidoscopio di queste forme diverse. E quindi un fiore classico è formato da sepali, quindi quelli al di sotto dei petali, poi c'è il petalo che costituiscono quindi tutti la corolla, e all'interno ci sono gli organi riproduttori. L'organo maschile è l'antera, quindi lo stame, quindi l'androceo si chiama, l'organo femminile che è il pistillo, costituito da stillo, stimma, e all'interno poi ci sono gli ovuli che vengono fecondati. Sullo stimma si poggia il granulo pollinico che va all'interno dello stilo, confluisce nell'ovulo, lo feconda e da là si forma il seme, il frutto poi successivamente. E anche di fiori ce ne sono veramente tanti. E vi volevo dire, a proposito di questo fiore, questo è un fiore ermafrodita, no? Quindi ha apparato maschile e apparato femminile all'interno dello stesso, ma le piante non sono tutte così. La maggior parte sono così, ma ci sono piante monoiche e piante dioiche, quindi piante monoiche che presentano organi maschili e femminili separati, sono piante diverse, no? C'è la pianta maschile e la pianta femminile. Oppure, per esempio, questo succede nel fico, per esempio, oppure andiamo nella dioica, per esempio, dove fiore maschile e fiore femminile sono all'interno della stessa pianta, però sono due fiori completamente diversi. Per esempio, ci aiuta molto il nome scientifico, per esempio l'ortica dioica, dioica perché presenta fiori maschili e femminili diversi, però sulla stessa pianta. Esatto, la pannocchia. E poi i tipi di corolla, quindi in base al tipo di corolla distinguiamo poi la specie diversa. Quindi abbiamo visto un po' quella ligulata, no? Le asteracee, abbiamo visto la crepis rubra che è fatta in questo modo, no? Sono tutti fiori ligulati. Questo non è un singolo petalo, non so se siete stati tutti attenti. Questo, ognuna di queste è un fiore, quindi c'è l'apparato femminile e l'apparato maschile.
In buttiforme, questo lo troviamo nelle convolvulacee, per esempio, Convolvulus arvensis che abbiamo visto ieri sera qui sul prato, tubuloso, labiato. Labiato poi prende il nome proprio la famiglia delle labiate, no? Con la forma di bocca. Campanulata, tutte le campanulacee hanno più o meno questa forma, no? I fiori. Poi differiscono per caratteri più superficiali, però comunque la forma tipica è quella. Cariofillace, crucifera, quindi crucifera con questi petali messi a croce, quindi quattro petali disposti uno di fronte all'altro, orciolata, rosacea, questo che dà il nome alle rose, no? Con questi cinque petali classici, e la papilionacea. Sì, si chiama proprio così, anche in italiano, l'arum italicum, lo chiamano spadice anche, che è la forma della sua infiorescenza. Arum Italicum, adesso lo vediamo subito. Allora, per esempio, io ho messo la carlina corimbosa per farvi capire la differenza tra il corimbo oppure l'ombrella, no? L'ombrella delle ombrellifere, siccome non l'abbiamo trovata fuori questa carlina corimbosa, in pratica, vedete, da Daucus carota, per esempio, dipartono i fiori tutti dallo stesso punto, mentre nel corimbo da punti differenti. E la carlina corimbosa, proprio il suo epiteto specifico, ricorda proprio la formazione del suo fiore. E questo è l'arum italicum, vedete? Questa è pianta tossica. Il fiore è quello che sta all'interno, vedete quella parte gialla? È lo spadice, no? Ma poi ci sono anche infiorescenze composte, cioè una composizione di quelle che abbiamo visto prima. Corimbo composto, ombrella composta, spiga composta e pannocchia. E quindi con tutti questi caratteri, Linneo cosa ha fatto? È partito dai caratteri sessuali, man mano si è spostato sui caratteri fogliari, sui caratteri fiorali, per definire tutte le nostre specie. Quindi quel binomio che noi Carlina corimbosa, no? Quel binomio latino, è proprio quello che specifica che cosa? La specie. Ma la specie è come una matriosca, no? La tassonomia di Linneo, ideata nel Settecento, il sistema Nature, no? Di Linneo, è come una matriosca. Si parte dalla specie, la specie è inclusa all'interno di una famiglia, la famiglia all'interno di un genere e così via. Adesso vediamo tutta la successione, no? E quindi da cosa parte Linneo? Linneo parte proprio dagli organi riproduttori. E quindi le piante sono riunite secondo il numero di stami in classi. Ok? Quindi monoandria, diandria, triandria, eccetera, eccetera. Più organi maschili ci sono e diciamo specificano classi diverse. Ogni classe è divisa in ordini, no? Quindi partiamo dall'alto proprio. È divisa in ordini e questi ordini sono in base ai pistilli, quindi l'organo femminile. Ci sono due pistilli, tre pistilli, quattro pistilli, sono ordini diversi. Va bene? Così si legge poi la chiave dicotomica, no? E quindi va a definire poi alla fine che cosa? La specie. La specie che sono tutti esseri simili, perché lui poi di tutte le caratteristiche, queste due sono simili, quindi questa fa parte della stessa specie. Che significa? Che sono tutti esseri simili che si riproducono tra loro originando individui fertili. Quindi devono dare comunque una continuità alla specie stessa, no? Non deve formare un ibrido. Sono le caratteristiche che abbiamo visto prima, fiorali, fogliari, del caule magari, quindi del fusto, oppure della radice. Però lui prende in considerazione per discriminare gli ordini gerarchici più elevati, quindi classi e ordini, gli apparati riproduttori, numero di pistilli e numero di antere, no? E quindi questa è tutta la scala, no? Si parte dal regno, filum, divisione, classe, ordine, famiglia, genere, fino ad arrivare alla specie. E qui è un esempio, questo è l'ampacione, no? Un esempio di classificazione. Quindi si parte dal regno, plante, divisione, magnoliofita, classe, liliopsida,
Ordine Liliales, famiglia Liliace, genere Leopoldia, specie Leopoldia comusa. Mi raccomando, quando indicate la specie, si indicano entrambi i nomi. La specie non è comusa, è Leopoldia comusa. È un binomio, quindi vanno sempre assieme, vanno scritti in latino. Quindi vi assicurate sempre che il binomio sia scritto bene, magari sugli appunti anch'io non è che mi ricordo proprio se c'è la Y, se c'è l'H, che cioè, può capitare che ci sia oppure non ci sia, quindi andate sempre poi a verificare se dovete esporre poi un erbario, che vedremo domani come si fa. Quindi il binomio linneano del lampacione è Leopoldia comosa, Linneo, perché è stato il primo a caratterizzare questa pianta, Parl, che sta, è puntato, che sta per un nome intero, no? Di una persona che successivamente, questo studioso, l'ha ripresa. Abbiamo visto che aveva cambiato nome, Leopoldia comosa, si chiama Muscari comosa, no? Da Muscari comosa si è ritornato a Leopoldia comosa perché si è visto che aveva ragione Linneo. Quindi Linneo, tra parentesi, Parl, quando l'ha fatto? Nel 1847. Questo è il corretto, il giusto modo di scrivere la specie. Dice, noi abbiamo parlato di organi maschili e femminili, no? Quindi fino all'ordine è possibile. Ok, dall'ordine in su non è più possibile, ma non è sempre così, è variabile questa cosa, non è una certezza. Quindi abbiamo visto un po' quali sono i caratteri all'inizio, quindi morfologia vegetale, siamo andati a finire alla classificazione di Linneo, adesso andiamo sulle nostre erbeduli. E quindi qua c'è l'elenco di tutte le famiglie delle erbeduli, se ho sbagliato lì. Delle erbeduli della tradizione pugliese. Sono 22. Queste 22 sono in continuo aggiornamento. Avete visto che fuori mi dite io mangio questa, io mangio l'altra, io mangio là. Quindi la seconda edizione del libro di Nello ci darà poi lo spunto per ampliare la nostra ricerca. Intanto sono queste 22 che trovate qui, no? Quindi usando quel libro voi ritroverete tutte queste famiglie. All'interno di queste famiglie troverete i generi e le specie. Sì. Alcune sono velenose, altre possono. Sì, allora ci sono specie di cui non possiamo fidarci. Stavo dicendo prima, per esempio, le ombrellifere. Le ranunculacee è la stessa cosa. Quindi ci sono nella tradizione, però è bene se non si è tantissimo esperti non prenderle perché altrimenti si può incorrere poi nella tossicità della pianta. E quindi io ho dato adesso uno spunto per poche famiglie, non tutte le famiglie, altrimenti finivamo poi domattina. Quindi proprio le specie essenziali da raccogliere. Quindi la famiglia, le caratteristiche che hanno, fiore d'ombrella. Ok, e quindi siamo nelle Apiacee. Un esempio di Apiacea è proprio il Fenicolum vulgare, no? Si chiamano umbellifere, poi è stato cambiato il nome Apiacee, ok? Le Asteracee, anche queste erano composite, poi Asteracee, no? Queste cosa hanno di particolare? Hanno foglie semplici, alterne, pennato sette e fiori disposti a capolino. Quindi queste sono le caratteristiche tipiche di quella famiglia, va bene? All'interno di questa famiglia abbiamo tantissime specie, perché nell'Asteracea ci sono quasi tutte le specie, vogliamo parlare di percentuali, siamo intorno al 60-70% di specie eduli che fanno parte di questa famiglia. Quindi qua non avete molti dubbi quando incontrate queste piante. E quindi vediamo il Cardus pycnocephalus, vedete poi come si scrivono questi nomi? L'Anacicrus tomentosus che l'abbiamo visto fuori, Cicorium intibus. Vedete, qua sono già nelle fasi adulte, perché è bene prima guardarle nella fase adulta e poi ritornare nella fase di rosetta e raccoglierla. Altrimenti, se voi iniziate già dalla fase di rosetta,
non potete incombere negli errori veramente che vi costano poi. Le borraginacee, questa la conosciamo, no? La borraca officinalis, o la cerinte major, questa magari la vedete meno qui, no? O ce l'avete in questo territorio. La cerinte major si mangia, per esempio, si fa una buona insalata con le arance, le parti apicali di questa pianta. Hai alzato la mano? Questo non te lo so dire, ti devo dire la verità. Sì, però quello è il nome scientifico, eh. Può darsi, sì. Sì. Quindi la caratteristica principale di questa specie è di avere foglie semplici, alterne, senza stipole, sempre margini, margini. Sì, questo è margine proprio. Di solito si trova a margini di strada proprio, lo si può trovare. Ma anche negli agrumeti si ritrova spesso. Noi per esempio sul Gargano la ritroviamo spesso negli agrumeti, nei coltivi, quindi. Quindi foglie semplici, alterne, senza stipole, ricoperte da peli ispidi, e lo vediamo nella borraca officinalis, questi peli ispidi, oppure tricomino, fiori singoli con petali concresciuti. Se voi prendete un fiore di borragine, vedete che i petali non sono staccati uno dall'altro, sono tutti concresciuti. E poi andiamo alle brassicacee, crucifere, no? A croce, vedete i petali sono disposti uno di fronte all'altro, e qui però il carattere che distingue le diverse specie non è sempre il fiore, non è sempre la foglia, ma dobbiamo andare al seme. Qui veramente c'è da ci abbiamo messo tanto a capire la differenza tra Sinapis alba, Sinapis arvea, perché bisogna aspettare in fase di rosetta, noi non siamo sicuri. La rosetta può essere di Alba, di Arvensis o di Raphanus raphanistrum, che è anche un genere diverso addirittura. Le caratteristiche sono quelle di avere foglie alterne, senza stipoli e fiori con petali a croce. Però, comunque, o Raphanus raphanistrum, o Arvensis, o Alba, Brassica nigra, sono tutte eduli, quindi qua non vi sbagliate. Poi, cosa si mangia di queste piante? Oltre alla rosetta si mangia la parte apicale, no? È come una cima di rapa, è proprio quella, poi è una brassicacea anche la rapa. Infatti ha lo stesso fiore, no? Vedete come è formato da una croce. E quindi la differenza qua che cos'era? Il baccello che contiene i semi e i semi all'interno. Sinapis alba, semi bianchi, no? Quindi aprite il baccello, vedete che il seme è bianco. Sinapis arvensis, vedete che il seme è verde, è più scuro, no? Però il baccello è simile, ma non è uguale. Qui c'è, vedete che è più schiacciato alla estremità superiore, c'è una sorta di pinnula, no? Invece qui è più arrotondato, è conico. Mentre il Raphanus raphanistrum è proprio diverso, perché sono più grandi i semi, sono questi baccelli che si gonfiano, poi con il caldo tendono a gonfiarsi e diventano veramente grandi. Sono 3-4 palle all'interno del baccello, che è dove c'è il seme, no? L'Echinopodiace è di questa famiglia, fa parte la nostra Beta, Beta vulgaris, no? È la specie. Foglie lineari, sessili, vedete? Lineari, sessili. Questa è proprio la classica rosetta che poi con il coltello noi andiamo lì, la prendiamo e ce la mangiamo. E ritorna questo Muscaricomosum. Io ho usato tutti e due i nomi, tanto si possono usare. E quindi prima ho messo Leopoldia gommosa, adesso Muscaricomosum. L'importante è che sapete che tutti e due i nomi si riferiscono a questa pianta. L'avete mai vista in
in questa forma? O avete visto sempre il bulbo? Questa è una geofita, per esempio. Dicevamo ieri le geofite, no? Nella forma biologica. Perché sotto c'è, che cosa? C'è un tubero proprio, quasi un tubero, un bulbo. Geofita bulbosa. Quindi liane o fruttici a rami con apparenza di foglie, apparenza di foglie e vere foglie trasformate in squame. Le vedete le foglie come sono trasformate? Sono veramente. Questa fa parte anche, che non vi ho spiegato ieri, monocotiledoni e dicotiledoni. No, la differenza nel cotiledone è quello che viene prima fuori dal terreno, no? Se è uno solo o sono due, quindi mono e dicotiledone. Però quando è cresciuta la pianta, come facciamo? Andate sulla foglia, l'aprite, se è parallela in nervia è monocotiledoni, se è ramificata è dicotiledone. Ok? Papaverace. Qua vi ho messo poi la specie tossica, no? Perché il papavero si mangia nella fase di rosetta, no? Quindi noi, ma se ne mette poca quantità, c'è la papaverina all'interno, e quindi da sonnolenza. Quindi come facciamo a capire? Questo è il somnifero, quello proprio da oppio, no? Con il classico, la classica capsula, la vedete? E questo invece è il papaver reas, quello che troviamo fuori qui dal giardino. Vedete le rosette? Sono quasi uguali, quindi qua dovete fare molta esperienza e poi magari raccoglierla questa, però già la differenza si evidenzia. Questa è schiacciata proprio a terra, no, la rosetta, questa è molto più irta. Poi se vediamo i margini proprio apicali delle foglie basali sono completamente diverse. Qua è lobata, qua è un po' più appuntita la foglia, è più acuta, no, rispetto a questa. Sono differenze non molto grandi, bisogna proprio osservare e stare attenti per capire. Si trovano, sì. Si trovano, purtroppo sì. Non purtroppo, se poi c'è qualcuno che vuole fare uso. Si usava, questa pianta, si usava per far addormentare i bambini una volta, quando non era illegale. In piccole dosi, abbiamo detto ieri, no, che poi la tossicità dipende dalla dose. Non ho capito. No, no. Allora, questa lasciatela perdere. Semmai raccogliete questa, state più sicuri, poca anche, altrimenti vi viene sonno subito. Quindi cercate, se poi se volete addormentarvi, aumentate la dose del papaver reas, non esagerando sempre. Quindi per concludere, questa è la frase che vi volevo dire, no? La tassonomia implica curiosità, cioè uno deve essere prima curioso di guardare quella specie e poi implica anche una grossa capacità di osservazione. Una volta vista quella pianta la dobbiamo osservare, ma osservare significa non solo guardarla, osservare significa mettersi sulla pianta, esaminarla, guardare le foglie, guardare i semi, guardare i fiori, prima poi. Perché sono piante che poi dobbiamo mangiare, no? Quindi dobbiamo stare molto attenti. E questo dice proprio questa frase. Quindi la tassonomia implica curiosità e capacità di osservazioni molto elevate per determinare una specie. Vi ringrazio per l'attenzione. Allora, io direi adesso di fare uno spazio proprio alle domande. Ma domande adesso che cominciano a rettificarsi rispetto a ieri, o no? Cioè, un mio professore diceva: io non mi voglio insegnare la chimica, mi voglio insegnare a fare domande di chimica. Questa è una cosa molto interessante. Oppure, se noi vogliamo imparare di botanica, adesso cominciamo a formulare domande che siano fatte sicuramente migliori rispetto a quello che avremmo fatte 3 giorni fa, prima che frequentavamo questo corso, o no? Questo anche perché può essere un esercizio per vedere se siamo un po' entrati. Non vi preoccupate, cioè non stiamo a fare l'esame, ma è arrivato il momento adesso di cominciare a formulare domande, come si dice, più attinenti al tema, no? Perché ormai stiamo dando una traccia, sta avvenendo fuori una traccia
del lavoro, ma anche una traccia di studio, di conoscenza, un percorso di conoscenze che noi vi stiamo prospettando e che voi da frequentatori di questo corso dovete, se è vero che vogliamo cominciare a superare quella fase di pura e semplice curiosità, ma vogliamo andare verso una fase che potremmo chiamare di conoscenza, e adesso cominciamo a verificarci pure nel modo in cui formuliamo, pensiamo una domanda. Adesso, ieri, l'altro ieri poteva essere una domanda fondata tutta sulla curiosità, adesso è una domanda in più che deve darci qualche conoscenza in più. Che ne dite? Allora facciamo girare il microfono piano e poi passo io, voglio usare la lavagna, prendere spunto da questa passeggiatina per fare altri due approfondimenti, va bene? Allora c'è qualche... un microfono solo ci abbiamo? A me piacerebbe approfondire, diciamo, il discorso dell'ibridazione, quindi diciamo sulla scorta della domanda di prima, fino a che livello si ibridano, anche su, diciamo in genere, questi ibridi, quando si comincia poi eventualmente a considerarli una nuova specie, se poi diventano per esempio stabili. Sì, no, dico quali sono i criteri e per esempio anche riferendosi alla coltivazione, cosa può, cioè dove ci sono... Quelle però sono a livello di specie, cioè mi... generale non c'è, quindi non c'è. Per alcune famiglie il limite può essere la famiglia, per altre, per alcune classi volevo dire, per altre può essere l'ordine. Non c'è una regola, noi vogliamo tutti i costi delle regole, ma non sempre ci sono. Quindi il discorso è che due specie possono interfecondarsi. Questo succede particolarmente nel mondo vegetale, nel mondo animale funziona un po' meno, perché ci sono delle barriere anche di tipo proprio fisiche, no? Difficile che un cane possa accoppiarsi con un uomo o con un topo, ma è molto più probabile che il cane possa accoppiarsi con un lupo, ci siamo, ma lì il cane è una forma domestica, è una forma di domesticazione del lupo. Quindi non c'è regola. Nelle piante queste barriere fisiche sono meno forti, per cui un polline del ciliegio potrà cadere pure sul susino, un granulo pollinico, quindi stiamo parlando però sempre all'interno della stessa famiglia, non solo, stiamo all'interno dello stesso genere. Ci siamo, quindi non so come rispondere. Cioè, questa la domanda tua è giustissima, però tu cerchi una regola, una legge, e questo è quello che ha cercato di fare sempre la scienza, di trovare leggi, regole, ma non sempre poi si trovano. Quando quei caratteri nuovi che presenta l'ibrido sono costanti nel tempo, si perpetuano, poi nelle generazioni successive noi troviamo che quella ciliegia che c'ha, può succedere nelle forme coltivate, oppure quell'orchidea che presenta un labello, perché sono esposte molte all'ibridazione, proprio queste specie, quindi... poi bisogna vedere se l'accettiamo. Intanto il carattere deve essere costante, non abbiamo spesso il tempo sufficiente per verificare se quel nuovo carattere che viene fuori da questa ibridazione è stabile, e il tempo spesso, poi qui spesso tra di noi c'è una piccola attenzione, perché c'è la mania, dice ho scoperto una nuova specie, e qualche altro un po' rimane sempre diffidente, e poi dipende sempre dal livello di accettazione. Perché anche i nomi più comuni, più sempre hanno un livello di accettazione che non è mai totale, perché c'è qualcuno che continua a chiamarla Musca ricomosum. Ci siamo?
Io sappiamo che le piante prima o dopo, quasi tutte, tendono a svilupparsi in alto per portare più in alto possibile i fiori e attirare più facilmente gli insetti, ma anche maturare, prendere più sole, eccetera. Allora vorrei sapere, le piante generalmente che sono a rosetta possono convivere con piante che sin dall'inizio tendono ad essere alte o vengono soffocate? Insomma, queste associazioni le possiamo vedere facilmente o non convivono? Ecco, questo vorrei sapere. Quanta probabilità abbiamo di trovare piante a rosette in ambienti dove ci sono anche piante che sono molto più alte? Ieri parlavo di piante sciafile, eliofile, quindi l'unico fattore che può limitare la crescita di una pianta sotto un'altra pianta che è più alta è l'ombra, no? E quindi ci sono piante che si sono adattate a vivere all'ombra e piante che si sono adattate a vivere al sole. Quindi la convivenza non è sempre possibile. Magari in quel caso prende piede che cosa? Una specie sciafila che è adattata a vivere all'ombra, no? Mentre una eliofila preferirà sempre stare al di fuori di questa ombra, no? Sempre a stare al sole, perché gli adattamenti che ha subito durante l'evoluzione sono stati quelli tali per cui doveva stare al sole. Intanto la rosetta, però, la rosetta è una fase. Se lei parla di rosetta, noi stiamo parlando di una fase fenologica. Quindi l'evoluzione delle piante aveva preso una strada di svilupparsi in altezza. Quanto più mi sviluppo in altezza, qui chi sono i primi? Cominciano a essere soprattutto le conifere, le gimnosperme. La strada per aumentare l'efficienza fotosintetica era svilupparsi in altezza così posso catturare più luce. Però il problema è che poi sono capace di portarmi l'acqua a 80 metri. Ecco, il problema delle sì, ma per portarmela devo anche potermela conservare. Guarda, riflettete, le gimnosperme, cioè le conifere, hanno una foglia ad ago, gli compromette molto la loro capacità fotosintetica, cioè la capacità di catturare luce è molto ridotta rispetto a una latifoglia. Perché le gimnosperme hanno dovuto fare una foglia ad ago? Perché non avevano la capacità di gestirsi l'acqua. Invece la latifoglia, la cicorietta, può essere bassa ma non può stare in un bosco, è tipica dei prati, degli spazi aperti, quindi tutte quelle specie edule, ecco perché. Quindi la strada evolutiva ha capito che poteva essere non più necessario svilupparsi in altezza, ma bastava aumentare la capacità di catturare la luce, quindi facendo una foglia a lamina e non una foglia ad ago. Ce la fanno, il problema non solo, non è solo capillarità, all'inizio è per osmosi, insomma i processi sono, il problema è che l'acqua sale perché può uscire, la traspirazione, chiaro, l'acqua può salire perché può uscire, quindi l'acqua nel vegetale è come se fosse un nastro trasportatore, quanto più sale, più salgono i sali, i nutrienti, più aumenta la fabbrica della fotosintesi. Quindi per poterla farla uscire io devo avere una struttura fogliare intanto che me la possa far uscire, quindi non so se mi spiego. La fotosintesi è una fabbrichetta che deve produrre sostanze organiche, devono arrivare gli ingredienti, i materiali dal terreno, che è acqua, ma che soprattutto sali minerali, quindi quanto più acqua sale, più questo nastro trasportatore porterà tutte le materie prime perché questa fabbrica possa lavorare, che è la foglia. Quindi, ma sono capace io di
farla uscire, se sono capaci di farla uscire, quindi vuol dire che richiama. Dovete immaginare una colonnina che parte dalla foglia e che va ad arrivare all'apice radicale, che sempre è il richiamo delle ultime cellule che stanno in alto, che continuano a richiamarsi una con l'altra, e così l'acqua sale, quindi non è solo per capillarità, per osmosi. Quindi le conifere perché non hanno potuto sviluppare una efficiente fotosintesi? Perché la foglia l'hanno dovuta ridimensionare, perché non hanno ancora queste belle colonnine d'acqua, che poi chiameremo, fatte da cellule che si specializzano a essere vasi, e li chiameremo trachee. Nelle gimnosperme non ci sono ancora le trachee, ci sono le tracheidi, qualcosa che assomiglia, quindi sono dei vasi ancora, dei tubicini che non funzionano ancora perfettamente come funzioneranno poi nelle angiosperme, che sono tutte le nostre piante. Il paesaggio vegetale del pianeta è segnato oggi dalle angiosperme, cioè da queste piante con un fiore, e questo è il livello che l'evoluzione ha raggiunto oggi. Non lo sappiamo adesso quale strada, dipenderà da che cosa succede all'ambiente, al clima. Altri interventi? Allora chiudiamo qui questo spazio. Ce n'è una. Siccome è difficile secondo me capire, studiare, no, tutte le specie eduli spontanee, cioè nel giro di questo corso, che comunque è breve, al contrario, possiamo vedere qualche criterio per vedere se una pianta è tossica, non commestibile, cioè ce ne sono dei, no, dei mezzi semplici per dire, no, questo è meglio che lo lasci. Una cosa, no, vabbè. L'altro discorso era, siccome parliamo di agroecosistemi, il fatto che cerchiamo queste erbe in posti che comunque sono coltivati, quindi esposti a trattamenti, fino a che punto è un problema, nel senso... È una importante questione, dove raccogliere, dove... Questo è il problema, no? Abbiamo capito quali sono gli ambienti, ma oggi sappiamo che questi ambienti, che sono i nostri agroecosistemi, c'è questo modello agricolo che impatta in termini di inquinanti, vogliamo dire, di residui, di antiparassitari, di insetticidi, soprattutto di diserbanti. Dobbiamo stare attenti. Dove andiamo a raccogliere, quindi non è che c'è scritto, spesso ci sono normative che impongono di mettere dei cartellini, c'è stato un campo trattato, quindi questo potrebbe aiutarmi, però io quando comincio a vedere il paesaggio primaverile, perché qualcuno dice ci hanno tolto anche il diritto di vedere la verde primavera con questi diserbanti, perché li usiamo adesso pure nelle città, cioè la mania di pulire certe strade urbane con il diserbo. Quindi il trucchetto potrebbe essere, se tu a marzo vedi un luogo secco, giallo, arido, beh, l'hanno usato, se lo vedi adesso te lo aspetti, no? Quindi ecco, questi diserbi ci stanno privando anche di questo diritto della verde primavera. Poi soprattutto i primi responsabili sono quelli dell'ANAS, che ormai hanno capito che non conviene più sfalciare, sono i primi che ci inondano di diserbi. Questo è proprio assurdo, perché poi queste tracce di diserbi con le piogge si accumulano nelle canalette di scolo e ne usano parecchio, cioè, potrebbe essere il caso che almeno loro potrebbero evitarlo, insomma, no? Noi per esempio nel parco del Gargano abbiamo cercato di dire all'ANAS nel parco nazionale smettila, mica è facile, perché ci vuole una normativa, ci vuole una legge, cioè un parco non potrebbe dire a quelli dell'ANAS fermatevi con sti diserbi, almeno nell'area parco, poi altrove fate. Beh,
mica se la prendono facilmente, lo potrebbe, ma il parco, cioè l'ANAS ti dice a quale normativa ti attacchi? Boh, io so che il parco del Gargano ha avuto difficoltà, sta avendo difficoltà, tant'è che io sono stato consulente, abbiamo formulato proprio una sorta di circolare, di normativa, gliel'ho formulata io, ancora non, sono 3 anni e non ci riusciamo ancora. Vogliamo fare una pausa? È una domanda forse retorica, ma se io voglio preservare per esempio un pezzo della mia azienda in cui ci sono molte, molte piante, molta biodiversità e quindi mi creo nella mia mente un piccolo ecosistema, mi è sufficiente lasciarlo, cioè non toccarlo più per avere una certa stabilità di piante oppure non è detto, perché comunque cioè, me lo posso fare io un ecosistema? Adesso io voglio un ecosistema, lo vorrei mantenere tale, l'ho fatto, lo favorisco e poi si dovrebbe mantenere tale per sempre? No, perché l'ecologia, quello che abbiamo cominciato a capire stamattina, e questi sono i due approfondimenti che vorrei fare entro la mattinata di stamattina, un ecosistema evolve, quindi non è statico. Questo è interessante, perché se tu ti lasci il tuo arbusteto che ti piace così, no? Che ci sta quell'arbusto, quell'altro arbusto, e poi se ci vai fra 10 anni, 20 anni, dovrebbe, e non lo disturbi più, dovrebbe evolvere verso un bosco. Insomma, dobbiamo accettare che niente è fisso, cioè tutto è in chiave dinamica, no? E quindi noi come fitosociologi, ecologi, stiamo cercando di capire come funzionano queste logiche di dinamiche che tendono a far cambiare gli ecosistemi. Pure uno stagno che è fatto, che sembra una situazione stabile, fissa per sempre, basta che, e quindi si compone di precise specie faunistiche, floristiche, se lo lascio quell'acqua si prosciuga, quello stagno cambia e non sarà, e quindi cambiando l'acqua, andando via l'acqua, cambieranno le specie. Quindi tutta la scienza ecologica è impegnata a capire questi dinamismi, che io adesso ve li voglio, poi con un approfondimento, appena finiamo questa fase, voglio riprendere quello che abbiamo visto un po' fuori. Va bene? Allora, altre, prego. Volevo sapere se la Luna ha un esercito, un'influenza nel mondo vegetale, così come avviene nel mare, con le maree. Domanda legittima la tua. I contadini hanno sperimentato che questo funziona. Su base scientifica questo ancora non riusciamo a trovarla, questa relazione, a spiegarcela, a darci una spiegazione. Che ci possa essere un influsso delle fasi lunari sulle attività agricole, sulle fasi di produzione agricola, è indubbio, la scienza lo riconosce, e quindi i contadini parlano sulla base della loro millenaria, secolare esperienza, che se raccogli i pomodori in luna mancanza pare che ti durano di più, si conservino meglio. È vero, cioè succede. Perché succede? Che cosa è successo? Che cosa ha fatto sta luna che ha determinato questa maggiore servevolezza dei pomodori? Noi dobbiamo trovare delle spiegazioni, ci sono, ipotesi ne possiamo fare un'infinità, dobbiamo trovare... Potare, le fasi di raccolta, le fasi di semina, specialmente tante volte, no? Sono tutte ipotesi plausibili. La luna mancanza sta diminuendo la luce. Noi dobbiamo pensare a ipotesi plausibili.
Allora, adesso posso andare avanti adesso a vedere un po'. Io prima voglio, quindi dobbiamo fermarci un attimo, mi devi preparare perché, non so, io devo disegnare lì alla lavagna. Quindi vuoi fare un'interruzione? Non va il microfono? Allora ok, fermiamoci un secondo così ci predisponiamo.